domanda di rito, essendo gennaio ed essendosi aperta la finestra di mercato, qui a Cuneo non sembra che ci siano necessari degli aggiustamenti particolari, particolarmente clamorosi. C'è una chicca che si potrebbe prendere in una posizione particolare, in un reparto, oppure si reputa ampiamente a posto la rosa? Ma noi sicuramente, essendo partiti con un modulo che era una difesa 5, in questo momento giocando con una difesa 4, sicuramente abbiamo abbondanza nel reparto difensivo. E dispiace per tanti giocatori che addirittura non vengono convocati, devono andare in tribuna e che magari in altre squadre giocherebbero o meriterebbero di giocare per l'impegno che è sempre massimo da parte di tutti, però l'allenatore deve scegliere ed è sempre una cosa che mi dispiace comunque, anche se magari qualche giocatore non ci crede, dover non convocare soprattutto mandare in tribuna un giocatore. E per cui in primo luogo io credo che soprattutto qualcuno che gioca un po' di meno o che si sente un po' fuori dai giochi possa decidere di trovare un'alternativa per andare a giocare con più continuità, e solo facendo questo anche noi, svoltendo un po' la rosa, potremo poi magari pensare a qualcosa da fare, che potrebbe essere quello che ho detto prima, cioè magari una ma non per capacità, proprio per avere giocatori con diverse caratteristiche, avere una punta magari di peso sicuramente in certe partite potrebbe darti un'alternativa in più. Ecco, non è detto che noi cerchiamo una punta perché venga a giocare, cerchiamo una punta perché così abbiamo più scelta, più diversità di caratteristiche di giocatori. Però se non dovesse arrivare, noi stiamo facendo bene così, e ripeto, io sono soddisfatto della rosa che ho e dei giocatori che ho, soprattutto per la loro applicazione durante la settimana, ed è importante soprattutto questo per un allenatore. Poi è chiaro che poi siamo anche consapevoli che la nostra realtà è una realtà dove si deve anche andare a cercare qualcosa, più che altro con degli scambi o con situazioni non particolarmente dispendiose, e la realtà è questa e va bene così. Ecco, tornando alla partita di domenica, è di queste ore un piccolo caso che ha coinvolto i tifosi della curva Vasco, che hanno preso una certa posizione in maniera ufficiale, lamentandosi un po' del trattamento che gli viene riservato dagli addetti, degli steward dello stadio all'entrata, per l'utilizzo di striscioni bandiere. Hanno preso una forte posizione e hanno chiesto alla società di intervenire. Ecco, se ne è parlato, pensa che la società prenderà una posizione ferma per comunque evitare questi disagi all'entrata, soprattutto considerando che il rapporto un po' fra Cuneo e il calcio è sempre un po' particolare, sempre un po' tiepido, quindi magari non avere il gruppo più rumoroso allo stadio potrebbe comunque, sicuramente non è una cosa particolarmente positiva, anche considerando che Cuneo in generale è una città un po' tiepida, molto tranquilla per quanto riguarda il calcio. Sì, io credo che ci voglia sempre il buon senso da parte di tutti. Io adesso non conosco a fondo questa situazione, per cui io credo che se la società potrà fare qualcosa sicuramente lo farà, perché noi abbiamo bisogno comunque di avere sempre più gente. Sicuramente se qualcuno impedisce già quei pochi sostenitori di poter tifare, mi sembra anche nel modo sempre corretto e come si dovrebbe nei confronti della propria squadra, si possa risolvere. Io credo sempre che il buon senso debba avere la meglio su a volte delle regole che magari sono anche troppo intransigenti e magari neanche volute da noi o dagli steward o da chi per esso, perché non le conosco a fondo e non posso giudicare, per cui io credo che siano cose risolvibili. Ecco, l'importante è che la gente ci segua. Io credo che è una bella cosa quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto in questi anni, anche chi c'era prima di me, ed è sarebbe bello la nostra soddisfazione poi magari vedere più gente allo stadio, gente che ti aiuta e che capisca anche che magari in certe partite come quella col Treviso magari si possono avere delle difficoltà. Magari c'è qualcuno, soprattutto alle mie spalle a destra, che non lo capisce, però probabilmente non ha mai visto calcio a questi livelli e per cui niente, l'importante è che la gente sappia che il Cuneo è per la prima volta in C1. Io
ho fatto una riflessione, non so se saranno uno, due o tre o quattro, comunque qualche rappresentante, mi sembra di aver capito, della tifoseria del Cuneo addirittura potrà venire a Lecce, potrà permetterselo, perché comunque è anche un viaggio dispendioso, oneroso e faticoso, però credo che per uno che ha seguito il Cuneo quando giocavano in promozione, domenica magari entrare in uno stadio come quello di Via del Mare, che io conosco bene perché ci ho giocato anche, credo sia una soddisfazione che vada al di là di tutte le prestazioni o quello che è. Ecco, credo che chi avrà la fortuna di venire in uno stadio comunque da 50.000 posti per una partita ufficiale, non per un'amichevole, credo sia la prima volta per un tifoso del Cuneo che entrerà in uno stadio così. Parlavo appunto della trasferta di Via del Mare contro il Lecce, una trasferta direi storica per il Cuneo e soprattutto contro la capolista del girone, la grande favorita per la vittoria del campionato finale. È un momento per il Lecce non semplice, arriva da alcuni risultati proprio non all'altezza dei nomi che ha in rosa. Comunque una squadra di spessore assoluto, come si affronta una gara del genere? Cioè, come la si prepara? A livello di concentrazione penso che non ci sia neanche bisogno di caricare, perché saranno cariche a mille per l'esperienza. A livello di tattica, come si prepara una partita del genere dove vai a incontrare dei giocatori che fino all'anno scorso hanno giocato nella massima serie? Ma come hai detto te, io credo che le motivazioni siano massimali, non devono esagerare neanche, però non devono neanche essere esagerate, nel senso che bisogna andare là e cercare di fare la propria partita per quello che sappiamo fare. Dobbiamo sicuramente dimostrare di essere la vera provinciale noi, e credo che solo con quello spirito lì riusciresti ad uscire con un risultato positivo da questa trasferta. Loro vivono un momento un po' particolare. Io ho visto la partita con l'Albino Leffe, l'ultima che hanno giocato in casa, e sicuramente è stata una partita a senso unico, dove il Lecce ha proprio schiacciato nella loro metà campo l'Albino Leffe, però l'Albino Leffe è riuscito ad uscire un po' come il Treviso con noi, con uno 0-0, facendo un'impresa. Noi dobbiamo agire alla stessa maniera, non bisogna essere sicuramente presuntuosi, essere consapevoli che troveremo una squadra che dei valori per la categoria sicuramente importanti. Noi abbiamo già dimostrato all'andata che nel primo tempo specialmente li abbiamo messi in grande difficoltà, e per cui non ci dobbiamo sentire secondi a nessuno, ma avere la grande umiltà, il grande spirito di sacrificio da parte di tutti. L'ho già detto oggi ai ragazzi, come chiedo sempre, dagli attaccanti fino anche a quello che verrà in tribuna, dovranno avere sicuramente quella voglia di dimostrare che anche loro se la giocano alla pari e con tutta serenità con giocatori magari che, come dicevi tu, qualcuno aveva visto solo su Sky fino a 6 mesi fa. Però io sono fiducioso nella nostra squadra, io credo che faremo una buona prestazione. Poi ripeto, gli episodi sono sempre fondamentali e dovremmo anche sfruttare un attimino questo nervosismo che mi sembra ci sia attorno a questa squadra, dove sicuramente all'inizio dell'anno nessuno pensava di trovarsi in questa situazione con un solo punto di vantaggio. Abbiamo fatto 25 punti nelle prime 9 partite e adesso sicuramente qualcosa attorno alla squadra si sente. Noi dovremmo riuscire a sfruttare magari quello, riuscire a partire bene, ad essere aggressivi e a far sì che loro magari possano andare in difficoltà anche dal punto di vista psicologico. Ecco, un'ultima cosa poi la lasciamo andare, la ringraziamo. A inizio stagione nessuno avrebbe pensato, il Cuneo va a Lecce e ha buonissime possibilità non di pareggiare, di portare a casa uno 0-0, ma anche di vincere. E così come nessuno avrebbe mai pensato che a metà stagione ci fossero 4 squadre praticamente in lizza per il primo posto finora. Ecco, in fondo la situazione è simile, perché c'è comunque un Albino Leffe che è in grande risalita dopo la penalizzazione e quindi si proietta ad uscire dalla zona play-out. Ecco, secondo lei quali squadre saranno alla fine in lizza per evitare la salvezza, quindi per evitare la retrocessione, quindi saranno invischiate nella lotta per evitare i play-out? Secondo lei gli 8 punti sono un buon bottino, o vista la stranezza di questo campionato è un tesoretto che difficilmente verrà, diciamo, conservato interamente? Cioè, ci saranno squadre che per esempio adesso magari sono più o meno al vostro livello
e dovranno lottare per la salvezza, o più o meno gli equilibri sono quelli attuali? Ma io credo che dai 23 punti in giù bisogna guardarsi per salvarsi, a parte forse io credo Lumezzane e Cremonese non c'entrano niente con la classifica che hanno, tra l'altro Lumezzane deve anche recuperare una partita, per cui però tutti gli altri io credo che dovranno giocarsela fino alla fine, perché giustamente come hai detto te l'Albino Leffe in realtà avrebbe fatto 25 punti, per cui non sono 8 punti reali, ma sono, poi alla fine bisogna guardare il Como che a 17 sarebbero 6 punti da, secondo me, facendo un ragionamento un po' controverso, ma in questo senso qua, per cui io ripeto, e poi mi guardo avanti, se io penso che nelle prossime 7 partite nel girone d'andata abbiamo fatto 2 punti, bisogna sicuramente andare coi piedi di piombo, perché i momenti difficili possono tornare e bisogna essere consapevoli che, io dico sempre ai ragazzi che bisogna essere pronti a lottare fino all'ultima giornata per salvarsi, perché solo se sei pronto fin da oggi poi avrai la forza, anche se ti dovesse succedere all'ultima giornata, di tar fuori le energie psicologiche e fisiche per riuscire a farcela. Per quel che riguarda i posti per la promozione, io credo che le prime 6, quello che mi sorprende un po' è il Pavia, che però ha questi 2 attaccanti che sicuramente sono di categoria, e forse Beretta anche di categoria superiore, che gli stanno facendo la differenza. A queste 6 che sono davanti io aggiungerei, come ho detto prima, Cremonese e Lumezzane, che con un filotto hanno la possibilità, e mi sembra che la Cremonese stia di nuovo comprando a destra e a sinistra, per fare un filotto di vittorie che li riporterebbe sicuramente in poco tempo ai vertici della classifica, per cui secondo me è in 8 a giocarsi la promozione e le altre 9 a giocarsi la salvezza. Bene, noi ringraziamo allora Alessio Rossi, ovviamente gli auguriamo in bocca al lupo per la storica comunque partita del suo Cuneo a Lecce.